Nel prossimo biennio, ben 6 scuole comunali saranno dotate di cappotto termoisolante per tagliare consumi e inquinamento e migliorare il comfort degli alunni. Si tratta delle elementari Manzi e Borgo Nuovo, degli asili nido Il Borgo di San Paolo e l'Astrolabio di Coiano, della materna Rodari di Narnali e delle medie Fermi. I 6 progetti sono già tutti finanziati dal bando regionale POR-FESR 2014-2020 e dal conto termico 2.0, per un totale di 3,3 milioni di euro. Anche il comune di Prato contribuirà alla spesa, con un investimento di circa 230 mila euro. L'esperienza precedente ha dato degli ottimi risultati, 5 plessi scolastici erano stati riqualificati negli scorsi 2 anni con ottimi risultati, le persone dentro dicono che stanno molto meglio, la qualità dello studio, della vita è molto più alta e quindi abbiamo colto al volo un'opportunità. Sono i soliti interventi che abbiamo già fatto, quindi sono cappotti esterni, cambio degli infissi, coibentazione della copertura, pannelli solari e diciamo tutto quello che riguarda l'involucro esterno. L'intervento rientra nel piano che punta a raggiungere un risparmio di 800 mila euro nel 2022. I lavori saranno realizzati in estate, a scuole chiuse, perché incompatibili con l'attività didattica. Saranno aperti quindi 3 cantieri alla volta. Nel mese di giugno 2019 partiranno i lavori alle elementari Manzi di Jolo e agli asili nido Il Borgo di San Paolo e l'Astrolabio di Coiano. Nell'estate 2020 sarà invece il turno della scuola dell'infanzia Rodari di Narnali, della scuola primaria Borgo Nuovo e delle medie Fermi. Le scuole sono state scelte dando la precedenza a quelle maggiormente energivore.